שלום עליכם קרים בריא, עוד ג'יוויץ השם, סדרים מצחת אלובים, דף נ"ד, אהוד נציאם על דף נ"ג עמוד ב', קוואטרו ידע סוטו. רבי יוסי הגלילי היה וכעזיל באורחה. רבי יוסי הגלילי הסתיו יד ג'נדו, אשכחה לברוריה, אין קוטרו ברוריה, כרמול ידי רבי מאיר, כרמולטו סאג'ה, רמולטו סטריטה. אמר לה, באיזו דרך נלך ללוד? פרקו לסטרדה, אנדרי מולוד. אמר עלי, גידיסה, ברוריה, גלילי שותה, אביטנטיה גליליה, סטולטו. לא כך אמרו חכמים, אל תרבה שיחה עם אישה, נו נו נפור סיניאטי סאג'י, כי הוא נונדה פלא טרופו קונדונה. היה לך לומר, באיזו לילות, אבריס דבות על קדרה, פרקואלה הלוד, מנון פרקואלה סטרדה, אנדיאמו הלוד. ג'קי ספיגה, כמו פאטו ברוריה, a dire a Rabbi Yossi Aglili che erano i più grandi, grandi saggi ebrei, chiamarlo Glili Shote, e ho visto qualcuno spiega, non mi ricordo chi, che perché Rabbi Yossi Aglili ha detto Bezo Derech Nelech Lerud, andremo, come se intimasse andremo io e tu con Bruria, che era moglie di Rammer, perciò gli disse, avrebbe dovuto dire Bezo Derech Elech al massimo. באיזה אלך ללוד, אנון נלך. ברוריה אשכחה להו תלמידה דווקא גריס בלחישה. ברוריה טרובו ונלייב ונשפרו כסתיו אסטודיאנדו סינציזמנטי, סוסורנדו. חותם על דף. בת שווה, לידי די אונקלצ'ו. אמרה לי, לידיסה. לא כך כתוב, ארוחה בכל ושמורה, כי לתורה פרדיספוסטה אורדינטמנטה, כי אם ארוחה ברמה חברים שלך, משתמרת, במילה ואינה משתמרת. זה אינטנדדירה, זה סטודי קונטוטולטו דוויצ'נטו קוונדוטו ממברה. Con tutto il tuo essere, intensamente, allora la Torah si mantiene e non va persa, ma se no non si mantiene. Tana Tamida Hadayal Rabbi Eliezer, o Ben Yaakov, dice qui, Shaya Shone Belachash. Che studiava silenziosamente. La Harsha Roshanim Shachach Talmudò. Dopo tre anni si scordò lo suo studio. Tana Tamid Hadayalo le Rabbi Eliezer Shinit Chayeb Yisrefa Lamakom. Un allievo di Rabbi Eliezer aveva un. Rabbi Eliezer aveva un allievo che fu condannato a morte, a essere bruciato nel cielo da Hashem. C'è chi spiega perché, proprio infatti, perché non ha fatto abbastanza per non scordarsi lo studio. אמרו, דיסרו, נלצ'לו, הניחו לו, אדם גדול שימש. לשאתה לו פרדבר כסרבי, אירא און איודנטה דיון און גרנדה פרסונג'ו, סיטן דיון גרנדה סאג'ו הבריאו. אמר לשמואל לרב יהודה, שינה סיטן דיון פרסונה שנונס, כאקוטו נל פנסארי. Che profondo. Ptah pumecha kri, ptah pumecha tni. Quando studi le sacre scritture, apri la tua bocca. E quando studi Mishnayot, anche apri la tua bocca, cioè studi a voce alta. Che eche di titkaimbach, affinché si mantenga il tuo studio. Betorichai, e affinché tu possa vivere più a lungo. שנאמר כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא. אל תרגם למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה. כי לתורה אקום אביתא פרקולור כלא טרובנו. לסוה קרנה אסא גוררה לסוה קרנה. זה שאל תרגם מוצאיהם נון לג'רה קולור כלא טרובנו. דברי תורה סינטנדה. אלא למוציאיהם בפה, בנשיא, קולורא כפנו אושירדא לבוקה ללורו סטודיו. אין הכל זה מאוד אינטרסנטה,
che Shmuel ha detto alla viuda come allungare la vita studiando a voce alta. Interessante che in Masechet Brachot, e proprio per caso è proprio lo stesso Daf, Daf Nun Dalet, anche, e Amud Bet, verso la fine del secondo Amud, Rav Yehuda stesso ha detto che ci sono tre cose che allungano la vita, prolungano la vita di una persona. E sono: uno che prolunga la preghiera, uno che mangia lentamente perché mastica bene, e uno che non si affretta quando va al bagno, fa i propri bisogni, perché uno che si sforza può causare dei danni. Vi ho già studiato a questo, lo sai proprio, che può causare karkashta, che si può staccare dal corpo, cioè l'intestino si può staccare. E infatti la medicina dice così, infatti chiunque ha in dubbio, ha un dubbio, può chiedere un dottore. È interessante che qui Shmuel ha aggiunto alla viuda un quarto dettaglio, come avere longevità. Amare Shmuel e Raviuda, adesso Shmuel disse un'altra, anche Raviuda, che era suo allievo, e un altro consiglio: Shinena, Chatove Echol, Chatove Echol, e afferra e mangia, scusi, Chatove Echol, Chatove Ishti, afferra e mangia, afferra e bevi, De ama da slina mine che ilula da me, che il mondo dal quale ce ne andremo, cioè questo mondo, è come... Il Lula è come una festa, come per esempio un matrimonio, una festa nella quale uno è allegro, è felice, eccetera. Nel senso che o che bisogna ripassare lo studio, oppure non deve perdere il tempo, che deve studiare tutto il tempo. E naturalmente tutti capiscono che qui non intende che Shmuel dice alla viuda che bisogna mangiare e bere il massimo. Amalei Rav le Rav Yimnuna, Bini, imieslach e teblach. Se tu hai, intende, buone azioni, è meglio per te. Shem bishol tanug, purché nell'oltretomba non c'è nessun piacere, venama vetitmamea, e la morte non si fa attendere, cioè può venire improvvisamente. Vim tomar aniach libanai chok, e se dirai, cerco di preparare il cibo per i miei figli, bishor miagidlach, ma nell'oltretomba chi ti dirà cosa riescono a combinare loro per se stessi. Bene Adam domiule isvei asadeh alalu notazin alalu novlim, che le persone sono come l'erba, che ci sono quelli che fioriscono e quelli che appassiscono, e ognuno, e perciò una persona non può cercare di aiutare, sempre di cercare per aiutare i propri figli, deve cercare di aiutare se stesso, di fare ma'asim tovim, di studiare Torah, perché lì nessuno lo può aiutare. Veramente i figli si possono aiutare. Quando i figli fanno mitzvot, studiano Torah, fanno mitzvot, ciò aiuta l'anima dei propri genitori. Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Amalech baderach ve'eni mo Levia yasok Torah. Uno che sta viaggiando e non c'è nessun compagno di viaggio che si occupi di studiare, si occupi di Torah. Sheneimar ki Leviat chen hem, che poiché sono la Torah è un accompagnamento, sono accompagnamenti graziosi. Chashber Rosho e Sok Torah, uno che ha mal di testa studi Torah e gli passerà. Sheneimar ki Leviathchen hem le Roshecha, poiché la Torah sono come accompagnamenti graziosi per la testa. Chashbi Granoi e Sok Torah, uno che ha mal di gola che studi Torah gli passerà. Sheneimar va'anakim negargarotecha, e sono come collane ai tuoi colli. Chashbe Meav, uno che ha mal di stomaco o c'ha qualsiasi dolore di pancia, eccetera, Yasok Torah, studi Torah, gli passerà. Sheneimar, Rif Ut Tehil Sharecha,
che la Torah è una cura per il tuo ombelico. Chashmat Sotavia Sogbe Torah, colui che ha dolori alle ossa studi Torah, come per esempio osteoporosi, che sente già artriti o cose così. E Shenemar Vishikui Latzmotecha, che la Torah è come un elisir per le tue ossa. Chashmat Kol Gufoia Sogbe Torah, uno che ha dolori tutto il corpo, che studi Torah e gli passerà. Shenemar Ulechol Besaro Marpe, che la Torah è una medicina per tutta la carne, tutto il corpo. Amar Aviuda Beravechia, Bor Esh Elokim Midat HaKashbohu Midat Basaradam. Vedi che Hashem si comporta differentemente da ciò come fanno le persone. Midat Basaradam, Adam Noten Sam Lachavero, Lezefe, Lezekashe. Una persona dà, diciamo un dottore, dà una medicina a una certa persona, gli può giovare, però per un'altra persona no, oppure gli può, perfino gli fa male. Avak Shvohu Enoken, Shvohu non è così. Natan Torah l'Israel, poiché ha dato la Torah a Israel, Sam Chaim le kol gufo. La Torah è una medicina che rivitalizza tutto il corpo, dà vita a tutto il corpo. Shenemar, Ulechol Besaro Marpeh, per tutta la carne del corpo è una medicina. Amar Rabbi Abi, mande amma, mai dichtiv, scusi, cosa intende il versetto? Chi ne'im, chi dishmerembe vitnecha, che la Torah è piacevole quando li trattieni a te, cioè ti ricordi di Torah. Ikon yachdav al sfatecha, che la Torah, le parole Torah verranno formate e realizzate sulle tue labbra. E Matai di Torah Ne'imah, quando le parole Torah sono piacevoli, Bisman Shetishmerembe Vitnecha, quando le terrai in pancia, si intende che riesci a mantenerle e non le perdi, perché non te le scordi. Vimatai Tishmerembe Vitnecha, quando è ciò, Bisman Sheikonu Yachdav Asfatecha, quando saranno saldi sulle tue labbra, perché conosci la Torah e la sai. Rabzera Mar Meacha, e si può imparare da questo seguente versetto. Sivchalish Bemane Piv, Vedavar Beito, Matov. E Matai Sivchalish, Bisman Shemane Bifiv. Che è una gioia per una persona, e quando risponde correttamente, diciamo, gli chiede di fare una domanda, risponde correttamente. E che buona cosa è ciò che è a giusto tempo, cioè quando ha studiato, c'è chi dice quando ha studiato a tempo. E oppure quando ha risposto a tempo, ha risposto istantaneamente la risposta corretta, allora c'è una gioia per la persona che sapeva la risposta. Lashon Acher, e matai simcha leish, quando è una gioia per la persona, bemane pi, bisman she davar beito matov, che è una buona cosa a suo tempo, matov, è una buona cosa. Dice Rashi, cosa intende davar beito matov? Intende per esempio uno che studia il Chot HaChag, per le feste, conosce l'Alchot, perché quando è il periodo delle feste lui conosce l'Alchot, allora quello è una buona cosa. Rabbi Yitzchak Amar Me'acha, Ki karov elecha davar me'od b'fichah o b'lvavcha la'asoto. Poiché pronuncia con la bocca, dice scritto Karov Elecha Davar Me'od V'Fichah, che la cosa è vicina alla tua bocca e al tuo cuore, la sotto a farlo. E Matai Karov Elecha Davar Bisman Shebepichah V'Lvavcha la sotto, quando è la cosa è vicina a te, quando è vicino al tuo cuore, vicino alle tue labbra per farlo. Rava Amar Me'acha, lo impariamo da ciò. Tavati buona tata lo varce sfatta balmanata sela. E non hai mai impedito la pronuncia delle sue labbra e gli hai concesso il desiderio del suo cuore. E io traduco tutti questi versetti in maniera mia perché non ho un Tanakh in italiano con la traduzione in italiano. Perciò traduco
in maniera libera, non è una traduzione molto professionale, però spero che capite l'intenzione. Rava chiese che c'è una contraddizione tra due versetti. Ktiv tavati bonatata lo e uchtiv varesh sfatav balmanata sela. Cioè, la prima metà del versetto intende che è sufficiente che la persona abbia un desiderio nel cuore e Hashem gli concede il desiderio del suo cuore. Mentre invece se la seconda parte del versetto dice che deve pronunciare il proprio desiderio con la bocca, con le labbra. Non è sufficiente che ha il pensiero nel cuore. Perciò risponde Rava e spiega: Zaha tavati bonatatalo. Se è aggiunto tale livello che Hashem gli è vicino a lui, allora Hashem gli dà ciò che lui chiede, i desideri che lui ha in cuore senza neanche averli pronunciati, senza aver chiesto da Hashem nulla. Lo Zaha, però, se non ha avuto questo beneficio, che è un po' lontanuccio da Hashem, Varesh Sfatav Balmanata Sela. Però se quando lui chiede da Hashem, quando giunge il momento che Hashem è disposto a concedergli il suo desiderio, Hashem glielo concede e Sela. Per sempre. Tan vera Rabbi Eliezer ben Yaakov. Kol makom shenemar netzach sera va'ed, en lo efsek olamit. Ogni luogo dove c'è scritto una di queste tre parole, netzach, oppure sela, oppure va'ed, non ha mai interruzione, non finisce mai, e dura per sempre. Netzach dirti, poiché la parola netzach c'è scritto nel versetto, ki lo lalam arrive lo netzach ektsof, che non litigherò per sempre, e non sarò sempre in collera. Sela, la parola Sela, poiché c'è scritto: Kasher shamanu ken ra'inu beir Hashem tzvakot beir Elokeinu velokim yechonenei adolam Sela. Come abbiamo udito, così abbiamo visto nella città di Hashem tzvakot, nella città di Hashem Elokeinu Elokim, la Hashem la stabilirà per sempre e immancabilmente, per sempre. Va'ed, il versetto che dice Va'ed è Hashem Imloch, dichtiv Hashem Imloch Lo'ved, che Hashem regnerà per sempre. Amar Rabbi Lazar, mai dichtiv Va'anakim gal gerotecha, come collane ai tuoi colli. Im esim adam atzmo che anak ze sherraf al tzavar, alla tzavar. Se una persona fa di se stesso come se fosse una collana che è sciolta, che non è stretta sul collo, venirà e non re. E Rashi spiega, un po' difficile capire, come uno che si mette una collana e nascosta la collana è nascosta dalla barba. E allora non capisco, un po' strano capire quale uomo si mette una collana e che anche il mento nasconde la collana, il mento e la barba. E anche Rashi porta un'altra spiegazione: anche che sta sempre studiando, che non va fuori per strada, passare il tempo, mentre sta studiando ripete lo studio. Questo intende nirave non ira, che qualche volta lo vedono, ma non lo vedono tutto il tempo. Forse lo vedono solo quando va a pregare in sinagoga o quando deve andare al lavoro. Perciò in questo caso Talmudomit che inviato, allora il suo studio si mantiene e non lo perde. Ve'en lav en Talmudomit che inviato. Però se non fa così, allora il suo studio va perso. Ve'amar Rabbi Elazar, mai dechtiv lechayav karugat avosim, che le sue guance sono come un orto di piante fragranti. Im esim adam atzmo che arugaso, se uno fa di se stesso come considera se stesso come un appezzamento, Shakol da Shimba, che tutti la tutti lo calpestano, u che bosem ze Shakol mit basmimba,
È come questo profumo che tutti se lo spalmano addosso per rendersi profumati. Talmudomit Kaim, allora il suo studio si mantiene. Vim Lav e Talmudomit Kaim. E se no il suo studio non si mantiene. E spiega Rashi, Shemit Basmim Mimeno, Shemilamet Torah Letalmidim, che insegna Torah. Veama Rabbi Elazar, mai dichtiv Luchot Eben, perché c'è scritto Luchot Eben, che la Torah, Hashem ha dato le due tavole della legge che erano in pietra. Ima da messim atzmo et lechayav ke Eben zo sheina nimchet, Talmudo mitkaim viado. Vim lav en Talmudo mitkaim viado. Se una persona fa di se stesso come questa pietra che, anche se la gente ci camminano continuamente sopra, la calpestano, non si consuma, rimane così sempre. Magari forse intende granito, non proprio marmo, marmo soffice. Il suo studio si mantiene. E se no, il suo studio va perso. Nel senso che deve fare le sue guance come la pietra. Così come la pietra non si consuma, così ugualmente le sue guance dal troppo parlare che sta insegnando non gli succede niente, le guance non si consumano. E allora il suo studio viene, non va perso. Veama Rabbi Elazar, mai dichtiv charut al haruchot, che Hashem ha inciso i 10 comandamenti nelle tavole della legge. Il male lo nishtabru luchot harishonot, lo nishtakha Torah Israel. Se non, le due tavole della legge non fossero state frantumate, allora il popolo ebraico non si sarebbe scordato la Torah. Ravacha Bar Yaakov Amar, En kol umav rashon sholet bahem. Nessun popolo non può soggiogare il popolo ebraico. Sheneemar, Harut, Harut, è inciso, Al tikre, Harut e la Cherut. Non leggere la parola Harut, inciso, bensì Cherut, libertà. Amar Rav Matna, mai dichtiv umidbar matana. È una stazione dell'esercito, gli ebrei andarono da un luogo chiamato Midbar, a un luogo chiamato Matana, regalo. Immessim adam atzmo che Midbar, se una persona fa di se stesso come se fosse deserto, Sheakol Dashinbo, che tutti la calpestano, tutti ci camminano sopra, intende dire che è umile, non si ribella alla gente, si comporta con molta umiltà con tutta la gente. In questo caso Talmudot mi cambiato, allora il suo studio rimane, Vim Lav e Talmudot mi cambiato, e se no, non si ricorderà il proprio studio, lo scorderà. Rava Bredra Yosef Bar Chama ave la milta della Yosef Baadei. Rava, e c'è una storia nella Gemara, nei Darim, lì, in Unei, che Rava mandò a chiedere a Rav Yosef una certa sua opinione riguardo a qualcosa. E Rav Yosef rispose, però Rava non prese troppo in considerazione ciò che lui aveva chiesto. Ma veramente c'era la ragione, perché lì Abaye spiega che Rava non doveva prendere in considerazione, veramente c'era la spiegazione. Veramente Rava aveva fatto la cosa correttamente. Chimata Mali, allora Rav Yosef rimase turbato o fu offeso da ciò. Chimata Mali Yom di Kippur, quando venne, era Yom Kippur, Amar, disse Rava, Esila fai sé, andrò a rappacificarmi con lui, a chiedergli perdono. Asal Ashkechele Shmae andò e trovò il suo assistente, De Kamazig Lei Kasa Kasa. Andò e trovò che stava preparando, aggiungendo acqua al bicchiere di vino, perché abbiamo già menzionato alcune volte che a quei tempi bisognava aggiungere almeno
tre parti d'acqua per ogni parte di vino, perché il vino era troppo forte. E se non si faceva non si poteva bere. Allora quando venerava, Ammar disse all'assistente di Rabiose, Rabiose era cieco, Havli ve emzige ana, dammi il bicchiere che aggiungo io l'acqua, perché bisogna essere specialista, era una scienza o un'arte piuttosto, sapere quanta acqua aggiungere. Perciò disse, Havli ve emzige ana, dammi il bicchiere e aggiungerò io la quantità d'acqua necessaria. Yavle glielo diede, masghe, e aggiunse l'acqua che ta a me, come il gusto di Rava. Allora quando Rav Yosef bevette di questo vino, Amar, dami hai mesiga le mesiga di Rava, breda Rav Yosef Barchama. Questo vino ha il gusto come la stessa maniera come lo prepara Rava, il figlio di Rav Yosef Barchama. Amar lei, Anahu, sono io Rava. Amar lei, lo teta akareh adem farshat li hani krai. Non sederti finché non mi spiegherai questi versetti. Mai dichtiv umidbar matana mi matana nachliel mi nachliel bamot mi bamot hagai. Cosa intende la Torah con questo insegnarci, con questi nomi che sono le stazioni del popolo ebraico quando stavano viaggiando nel deserto e andarono da una stazione all'altra. Ma lei rispose Rava, Ima da messima tzmo che mitbar ze shakol da shimbo. Se una persona è talmente umile che lascia che la gente lo calpestino e non si ribella alla gente, Torani tenet lo mevatela. Allora Hashem gli darà in regalo la Torah in regalo. Vekivashi netnalo matana, nechalokel, e siccome la Torah gli fu data regalata, lui ha ereditato Hashem. Per questo c'è scritto lì questa stazione chiamata Nachliel. Sheneimar, mimatana Nachliel, vekivashi nechalokel, olè l'ingdula. Allora, quando succede ciò, lui sale in importanza, diventa una persona importante. Sheneimar, un minachliel bamot, bamot vuol dire come altipiani, come da una zona bassa a una zona alta. Però, vimegislibo, però si diventa orgoglioso, akashbohu mashpilo, allora Hashem lo abbassa, lo rende umile, contro la sua volontà. Sheneimar, umibamot hagai, e dagli altipiani alla valle. Ve'im choserbo, però se cambia idea e si pente, HaKadosh Baruch Hu magbio, allora Hashem nuovamente lo rialza, lo solleva. Sheneimar, kol gai inase, ogni valle verrà sollevata. Amar Ravuna, mai dichtiv chayatcha yashvuva, tachin b'tovatcha le'ani Elokim. Im adam mesim atzmo kechaya zo shedoreset v'ochelet. Se una persona, prendo il versetto, Chayatcha yashuva, i tuoi animali si sono stabiliti lì, e hai preparato, o Hashem, nella tua bontà per il povero. Perciò spiega, Ima da messi matzmo che chaya zo, scusi, se una persona fa di se stesso come una belva che sbrana e divora, cedores e vochelet, e allora mitkaem vedo, mica di amri, shemasrachat vochelet, talmudo mitkaem vedo, che si sudicia quando sbrana. Allora in questo caso il suo studio si mantiene. Vimlav en talmudo mitkaem vedo. E se non fa così, allora il suo studio non si mantiene. Dice Rashi che subito dopo
rigar, cioè nel senso che dopo che ha ucciso la propria preda, ma intende dire dopo lo studio. Se non ha capito il Tanugim, che non sta, non bada ai propri piaceri. Ela ocher basar velo tavlin vechen shar inugim, però mangia la carne senza spezie, nel senso che non cerca il proprio conforto. Rashi dice qui shemasrachat, o che non è orgoglioso, oppure un'altra interpretazione di Rashi che ripassa lo studio. Perciò se fa così, lo suo studio si mantiene. Vimo seken, Gashboko se lo seudava atzmo. E se lui fa così, Hashem gli prepara un banchetto, Hashem stesso gli prepara un banchetto. Shenemar tachim betoachal le'ani elokim. Tu Hashem preparai per il povero e con la tua bontà. Amar, quel povero è colui che è veramente povero perché studia Torah e non si occupa di nessuna cosa, nessun'altra cosa. Amar Rav Chiya bar Abba Amar Rav Yochanan, mai dichtiv nozer tena Yochal Piria, che lui che salvaguarda un fico mangerà il frutto di questo fico. E mani shelu divrei Torah, che tena, la Torah è comparata a un fico. Ma tena zu, mettiamo già. Kol zman she'adam memashmesh ve'motzei ba'atenim, e fin quanto una persona tasta il fico, l'albero, il fico, ci trova fichi, ad divertirà kol zman she'adam hoge ba'en motzei ba'en tam. Fin quanto una persona si occupa dello studio, ma veramente hoge vuol dire che probabilmente sempre pensa in divertirà, sempre ci trova nuove una novità, qualcosa novella nello studio della Torah. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, mai dichtiv Ayelet Ahavim ve Ya'alathen, che Ayelet Ahavim è una cerva amata, ve Ya'alathen che emana grazia. L'amore shelo diretto là dovrebbe essere la Yala, so perché dice qui la Yalet, perché il versetto dice Yalet, comunque Yalet in Smichut. E perché diretto là sono comparati a una cerva? Lo malacha, ma Ayala rachmatzar vechavival boala, così come una cerva il suo grembo è stretto e piacevole a colui che coabita con la cerva, kol sha'a v'sha'a, tisha'a rishona, così come ogni momento, anche come il primo momento, qualsiasi tempo dopo di ciò è sempre cara a lui, al suo amante. Avdivretora chavim alomdea, kol sha'a v'sha'a, tisha'a rishona. Così ugualmente le parole di Torah sono care a coloro che le studiano ogni momento, ogni istante, ugualmente come il primo istante. Ve'ilat chen, shemalat chen alumdea, che effonde una grazia su coloro che la studiano. Tadecha iravucha Bechol et, e i tuoi segni disseteranno ogni istante. Le mani uscirono di Torah, scusi, la mani uscirono di Torah che dà, perché la Torah è stata comparata a un seno. Ma da ze kol zman shatino kum mashmesh bo motze bo chalav, ogni qualvolta che il neonato palpa, lo palpa e ci trova latte, av divrei Torah kol zman she'adam hoge ba'en motze ba'en tam, che ogni istante quando una persona ci riflette sopra
ci trova una spiegazione particolare, una qualche ragione, qualche novità. Beata Tishgetamit, nel suo pazzo amore, Tishgetamit farà sempre errori, nel senso che non bada ai propri bisogni, questo intende. Gegon Rabbi Elazar ben Pedat, come Rabbi Elazar ben Pedat, che hanno detto Amrullah Rabbi Elazar ben Pedat, che Yoshevo Sefer Torah Beshuk HaTachton Shel Tzippurim, che studiava Torah nel mercato inferiore di Tzippori, Usdino Mutal Beshuk HaElyon Shel Tzippurim, e il suo, diciamo, soprabito si trovava nel mercato superiore di Tzippori, che è talmente occupato si era scordato, se lo era scordato in un altro luogo. Amar Rav Yitzchak ben Elazar, Pamachat ba Adam litlo umatzabo saraf. Una volta venne uno per prendere questo soprabito, indubbiamente per prenderlo per sé, e ci trovò un serpente velenoso. Tanat ve Rabbi Hanan, mai dechtiv, rochvei atonot, schorot, yushvei al midin, volchei al derech, Sihu, Rochvei Atonot, Elu Tamei Hachamim, coloro che cavalcano i muli sono diventati Tamei Hachamim. Shimarchei Meir Leir, Umim Dinal Im Dinal Il Mot Torah, che vanno da una città all'altra e da un paese all'altro per studiare Torah. Tzchorot sono muli bianchi, Shosinotam Katzorayim, che è un gioco di parole con Tzchor e Tzorayim, e fanno come come mezzogiorno. Non vedo qui una spiegazione cosa intende come mezzogiorno qui. Yoshvei al midin, shedarin din emet l'amito, che quando gente vengono da loro per essere giudicati, giudicano un din emet, che il loro psak din è corretto. Volchei Elu Bale Mikra, che coloro che vanno, si intende coloro che studiano le sacre scritture, al derech Elu Bale Mishnah, al derech sulla strada, sul sentiero, sono coloro che studiano Mishnah, Sihu Elu Bale Talmud, e parlate, dite, questi sono coloro che studiano Talmud, quelli che studiano Daf Yomi, come voi. Shikol Sechata di Vretorah, che tutto ciò che loro parlano solo parlano di Vretorah, non parlano di cose inutili. Amar Rav Shizmi Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, mai dichtiv lo yacharoch remia tzedo, e vuol dire che non brucerà un cacciatore che caccia, che ha una cacciagione, non una cacciagione di imbroglio, lo yacharoch non lo brucerà. E una spiegazione che dice qui la Gemara, lo yechev lo yarechemim tzayad aramai, un cacciatore imbroglione non vivrà abbastanza a lungo per godersi di questa cacciagione. Rav Sheshet Amar tzayad aramai yachroch, e il cacciatore imbroglione invece si brucerà quello che avrà preso con imbroglio. Non intende qui un cacciatore, intende uno che guadagna derubando, dicendo bugie, imbrogliando, Yachroch brucerà quello che ha guadagnato, perché uno non può mai guadagnare ciò che prende ingiustamente, non ci guadagna mai, alla fine ci rimette sempre e ci rimette di più. Che c'è scritto, ciò che ha preso gli viene portato via, e no, scusi, viene detto, dicono così. Ciò che ha preso non gli viene dato, e ciò che ha gli viene portato via, cioè perde tutto. Perciò non conviene. Chiata Ravdemi Amar, Mashal Tzayat Shetzat Tziporim, adesso vuole comparare questo per lo studio della Torah. È come uno che caccia, va a caccia di uccelli. Imshon Rishon Mishaber Knafav Mishtamer. Ogni volta che cattura un uccello, gli rompe le ali che non possa scappare via, allora mano a mano, poco a poco,
aumenta la cacciagione. Ve'imlav, Enishtamer, però se non fa così, allora li perde gli uccelli che volano via. Così ugualmente intende dire che colui che studia deve ripassare lo studio per non scordarselo. Amarav Schora, Afravuna, Amaravuna, mai dirti cosa si intende? Hon mehevel im'at, vikobetz aliyat yarbe. È una persona che la ricchezza verrà diminuita dalla vanità, e colui che accumula aumenterà. Se una persona studia Torah e rapidamente studia molto molto, ma non ripassa per ricordarsi, allora mitmaet la Torah si diminuisce, se la scorda. Veimlav, però se invece ripassa nuovamente sempre lo studio per ricordarselo, perciò kovetz aliyad yarbe, perché accumula piano piano. Però questo si accumulerà sempre di più, perché se lo ricorda allora non lo perde. Amarava, Yad Rabbanan lehi milta ve'avriala. I saggi sanno questo, ma con tutto ciò trasgrediscono questo e non ripassano studio e se lo scordano. Aman Nachman bar Yitzchak, ana avadta v'ikayim v'yadai. Io ho fatto così e io mi ricordo lo studio e infatti il mio studio si è mantenuto. Tanabanan. Prima di continuare vorrei farvi vedere qui, c'è un libro qui che si chiama Kuntres Hashichacha Vazikron. Potete vedere qui, è un... adesso potete leggerlo. È una raccolta di 200... 200 suggerimenti sia della Gemara sia di Chachamim, Rishonim, Achronim per ricordarsi, che aiuta la memoria, che sia di cibi, diversi trucchi, diverse cose per fare per non scordarsi lo studio. Tanabanan, abbiamo studiato una varietà. Chezazza era Mishnah. Com'era Mishnah? Moshe Lamad Piakura, Moshe Rabbeinu ha studiato da Hashem. Nichnas Aaron, Bishanalo, è entrato Aaron, suo fratello, gli era insegnato. E Shanalo Moshe Pirko, Moshe Rabbeinu gli ha insegnato quello che Moshe Rabbeinu ha studiato da Hashem. Nistalek Aaron, Vyashav Lismol Moshe. E Aaron si è seduto al lato sinistro di Moshe Rabbeinu. Nichnasu Banav, Bishanalo e Moshe Pirkan. E sono venuti i figli di Aaron e Moshe Rabbeinu gli ha insegnato la Torah. Nistalkubarav, Lazar Yashav Levi Moshe, Lazar, il figlio di Aaron, si è seduto, che è il figlio maggiore, più grande di Itamar, al lato destro di Moshe Rabbeinu. Itamar, di small Aaron, e Itamar si è seduto al lato sinistro di Aaron. Rabbi Yehuda Omer, Leolam Aaron Levi Moshe. Choser, che Aaron, Limin Moshe Choser, cioè Moshe Rabbeinu si alzò e si sedette alla destra di Moshe Rabbeinu. In Chesus Kenim sono entrati gli anziani. Bishanala e Moshe Pirkan, nuovamente, Moshe Rabbeinu ha insegnato la quarta volta, la stessa cosa. Nistakus Kenim, hanno terminato gli Kenim, si sono alzati da lì. In Chesus Kolam sono entrati tutto il popolo. Bishanala e Moshe Pirkan. נמצאו ביד אהרון ארבעה, ביד בניו שלושה, ביד זקנים שניים, ביד כל העם אחד. משה בן אהודיתו קוואטר וולטה, איסוי פילי טרה וולטה, זקנים דווה וולטה, אל פופול אונה וולטה. נצטלק משה ושנה להם אהרון פירקו. אדסו אהרון הריפטוטו אינסיניאטו לינסיימנטו. נצטלק אהרון שנו להם בניו פירקן. אלורי פיליה אינסיניאטו. Nistalku banav, shanulem skenim, pirkan. E hanno terminato i figli, sono andati via. I vecchi hanno insegnato. Nitzav biyad hakol arba. Ed in questa maniera tutti hanno udito l'insegnamento quattro volte. Mikan amar Rabbi Eliezer, chayav adam lishnot le talmido arba pamim.
che un rappresentante menziona il proprio allievo 4 volte. Vicava Homer, e cioè a maggior ragione. Umaron se la madre pi Mosè, o Mosè mi pi Agvurà, che Aaron ha studiato dalla bocca di Mosè Rabbeinu, e Mosè Rabbeinu ha studiato da Hashem. Kach, è così. E Diod mi pi Diod, al Chal Kamem Kamah. Che un semplicione che studia da un altro semplicione, a maggior ragione deve ripetere 4 volte. Rabbi Kiva Omer, minayin shechayav adam lishnot et talmido ad sheilamdenu. Da dove sappiamo che uno deve insegnare al proprio allievo finché lo sa bene questo studio? Shenemar, ilamdai ben Israel. Che deve insegnare al popolo ebraico, Uminain ace tes dura befiem, finché lo sanno perfettamente, Shonemar, sima befiem, metterlo dinanzi a loro, Uminain shechayav larot lo panim, da dove sappiamo che deve insegnare le spiegazioni, le ragioni della legge, Shonemar, vela mishpatim asher tasim lifnem, non dice asher telamdem, bensì asher tasim lifnem, che deve essere come su un tavolo preparato, che è tutto pronto, che tutto è chiaro. Velegmero culo mi Mosè. E perché non hanno tutti imparato da Mosè Rabbeinu? Che della Chlokavod la Aaron ubanav yekavod laskenim. E affinché onorare Aaron, i suoi figli e gli anziani. Veniu la Aaron velegmero mi Mosè. Perché Mosè Rabbeinu ha insegnato 4 volte a Aaron. E poi, Vliailu ubanav velegmero me Aaron. Allora, e dopo di ciò, Aaron avrebbe potuto insegnare ai suoi figli 4 volte, Ve'elus Kenev e Lilfum Ibanav, e dopo di ciò gli anziani avrebbero potuto ascoltare e udire lo studio 4 volte dai figli di Aaron, Ve'elisvo Ligmerino le Kul Israel, e dopodiché il popolo ebraico avrebbe potuto udire 4 volte dagli anziani. Kiva de Moshe Piagura Gamar Mistaim il Te, e non è così. La ragione è perché devono udirlo da Moshe Rabbeinu, perché siccome Moshe Rabbeinu ha imparato da Hashem, allora c'è una sgula miyuchet, un ausilio particolare per poter studiare, è una cosa speciale che aiuta a studiare perché Moshe Rabbeinu ha imparato da Hashem direttamente. Perciò tutti avremmo dovuto udirlo da Moshe Rabbeinu. Amar Mar, dice che è una ripetizione che abbiamo visto prima. Rabbi Yehuda Omer Leolam Aaron Limin Moshe Choser, che Aaron, sempre dopo che ha udito da Moshe Rabbeinu, si alza e si siede alla destra. Che mana asla ad etania, poiché abbiamo chi è che ha insegnato il seguente: Shlosha Shayum Alchim Baderech, 3 che viaggiavano assieme, Arabba Enza, Gadol Biyimino e Katal Bismolo. Il saggio al centro, il più grande tra i due che rimangono alla destra e il più piccolo alla sinistra. Lema rabbiudai velo rabbanan. Diciamo che ciò che abbiamo detto, che Aaron Yimin Moshe Choser è secondo rabbiudai e non secondo rabbanan. Afilo teima rabbanan mishum tichad Aaron. E veramente anche Rabbana sono d'accordo con Rabbi Yehuda, solo che in questo caso, secondo loro, Aaron doveva alzarsi e andarsi a sedere alla destra perché è uno sforzo particolare per Aaron. Rabbi Preda, Avalei, Ahu, Talmida, Davit Anila, Arba Meozine, Vigamar. E Rabbi Preda aveva un allievo che gli insegnava ogni volta 400 volte. E alla fine sapeva, dopo 400 volte sapeva. Yom Ahad, un giorno, Bayu ale milta de mitzvah, e gli dissero che avevano bisogno che doveva andare a fare una certa mitzvah. Tana lei ve lo gamar. Gli insegnò 400 volte, ma non apprese. Amma lei, Aidna Maishna, perché non hai imparato adesso, dopo 4 volte, scusi, 400 volte? Ancora, sempre devo ripetere 400 volte perché tu impari. E allora perché adesso non hai imparato dopo 400 volte? Amalei mi dai shata, damale lemar, ika milta di mitzvah, aschi li da'atai. Ed è quando sono venuti a dire a lei, al maestro, che deve andare a fare una certa mitzvah, vichol shata amina, ashtakai mar,
Ogni momento sto pensando, mentre lei sta spiegando, che adesso lei deve andare via. Ogni momento pensavo, adesso de lei deve andare via. Ogni momento pensavo, de adesso deve andare via. Deve andare via, deve andare via. Ah, ma lei gli disse, cioè il maestro disse all'allievo, Havda atech ve'atnilach. Presta attenzione, e te lo ripeto, te lo insegno nuovamente. Havda tarale dal me'azimne, achrine. Gli insegnò nuovamente 400 volte. E si vede che anche nel cielo si sono stufati di udire quell'insegnamento già 800 volte. Nafka Batkala è uscita una voce celeste, Vamr lei, Nichalach delisfulach dal mea shani, vuoi che ti faremo vivere altri 400 anni in più, oltre quelli che già hai vissuto, o de tisku at vedrach le alma deati, oppure tu e tutto il popolo ebraico avranno l'olam haba in tuo favore. Amar denische ana vedrai le alma deati, preferisco che la mia generazione e io che abbiamo l'olam haba e rinuncio al poter vivere altri 400 anni. Amalena Kushboku, Nilo Zoviso, dateli tu ambedue, perciò anche sia lui e sia tutto il popolo ebraico nella sua generazione ebbero l'olam haba in suo favore, per questa enorme pazienza che lui aveva, e anche visse 400 anni oltre ciò che aveva già vissuto prima. Amar Rav Chisda, cioè è tornato ai tempi di Metushelah e di Noach che vivevano centinaia di anni. Amar Rav Chisda, En Torah niknet ela b'simanim, che la Torah si può acquistare solo facendo di segno, mnemonici o diversi segni. Shenemar sima b'fiem, al tikre sima ela simana. Non leggere sima, metti, bensì simana, fai dei segni. C'è uno che ha inventato un sistema per ricordarsi la Torah. E proprio negli ultimi anni adesso e sta insegnando questo sistema e so che ci sono dei bambini che imparano Mishnayot, ci sono bambini che sanno interi Sdarim di Mishnayot a memoria, incredibile, proprio bambini piccoli da 10, 11, 12 anni che sanno già come Seder Moed, Seder Nisikin o Seder Nashim a memoria proprio, e possono imparare quantità enormi. Sarebbe bene di imparare questo sistema. Io veramente una volta ho udito una lezione con questo sistema, però non avevo la pazienza, perché ci vuole pazienza di ferro per questo sistema. Shema Rav Tachlifa Mimarava, e Rav Tachlifa ha udito di Marava che veniva dall'ovest. Asal Amra Kamed Rabbi Abau, Amar disse, riferì a Rabau, Amar Atul Meach Meata Matnitola, Anan Meach Matnitola. Voi imparate da lì, ma noi impariamo invece da questo versetto, che Azivilach Zionim Similach, che vi fare dei segni. Asu Zionim la Torah, Umay Mashma Dehai Zion, Lishna De Simana, Zion, nel senso un segno, Dichtiv, Vera Etzem Adam, Ubara Etzlo Zion. In questo senso è una tomba che vedrà un osso di una persona e farà lì una tomba o almeno un segno per i Kohanim che non diventino impuri. Rabbi Eliezer Amar Meacha, impara da un altro versetto. E Mora Chochmah Achoti At Umoda la Bina Tikra, che dia la saggezza che so è mia sorella. E alla sapienza che chiamerai mio parente. A sé mudaim la Torah, che fai dei fissa tempi fissi per studiare la Torah. Come c'è una delle cose che chiedono a una persona a Biyomadin, quando uno deve presentarsi al giudizio finale, gli chiedono alcune domande, e Nassate Natata Bemunà,
e Kavat Etivna Torah? Una domanda è Kavat Etivna Torah, sei stabilito ore prefisse, ore fisse per studiare la Torah? Perché la Torah deve essere studiata a certe ore fisse. E questa è una cosa molto importante. E così come uno c'è un'ora fissa per sentire il notiziario, così almeno deve avere un'ora fissa per sentire il Divrei Torah, no? E però Yerushalmi non è d'accordo. Yerushalmi dice, c'è un versetto che immagino tutti conoscete, Et la'asot l'Hashem efelu Torah techa, che il significato normale di questo versetto significa che quando c'è un certo momento nella storia ebraica, un momento critico che bisogna anche trasgredire la Torah, è permesso farlo per migliorare la religione ebraica. Questa è una cosa che tutti conoscono. Però Yerushalmi interpreta diversamente, dice così. Et la'asot l'Hashem, se uno dice io studio Torah dalle 9 alle 10 e basta, però dalle 10 in poi sono libero di fare quello che voglio, sentire notiziario, guardare internet e perdere tempo con tutte queste cose. Questo è Efelu Torah techa, questo si chiama trasgredire la Torah. Non solo perché internet, perché non so, che quello che uno può vedere in televisione, non so che. Questa è una vera parte, è un peccato a parte. Però quando uno dice che io studio solo una certa ora e dopo di questo sono libero di fare tutto quello che voglio, questo si chiama trasgredire la Torah, che uno deve studiare la Torah tutto il tempo. Non può dire adesso studio la Torah e dopo di questo sono libero. Nessuno è libero. Tutti dobbiamo studiare la Torah continuamente. Quello che è permesso fare è per il lavoro quello che è necessario, le cose che sono necessarie per la vita. Se bisogna andare da un dottore, Chas v'Shalom, se bisogna fare diverse cose, riparare l'auto, non so, quello che uno deve fare, che deve fare forza, si può fare, permesso. Ma passare il tempo con cose inutili, questo è vietato. Non è che uno può pensare, non è un granché, e dopo mi arrangerò con una scena. Non c'è arrangiarsi con una scena, è un obbligo. Rav Amar, assemo ad una Torah, determina tempi fissi per studiare la Torah. Portiamo il Daf. Vainu de Amar, avdimi barchama bardosa, ma yichtiv, lo bashamaymi, ve lo mever la yami, lo bashamaymi, shima shamaymi, yata tzarech la'alot achareya, ve im mever la yami, yata tzarech la'avor achareya. Che la Torah non è né nel cielo né oltremare. Perché se fosse nel cielo uno dovrebbe salire nel cielo per prenderla, e se fosse oltremare anche uno dovrebbe andare oltremare per prenderla. Ravamar lo bashamai mi lo tinzave mishe magbia dato alea kashamai, non troverai la Torah in uno che si fida del proprio intelletto ed è certo che non necessita un maestro. Velo tinzave mishe marchiv dato alea kayam, e si riferisce che non troverai la Torah in uno che si fida della propria intelligenza e la propria memoria ed è certo che non deve ripetere lo studio. Rabbi Yochanan Amar, lo bashamaymi, lo timtza begasei ruach, non trovi Torah in coloro che sono orgogliosi, velo me'ever hayami, lo timtza lo besachranim e lo betagarim, non trovi Torah né in venditori ambulanti né commercianti, perché questi tipi di persone, commercianti, sono sempre occupati col proprio commercio non hanno la pazienza di studiare Torah, che sempre la loro mente funziona continuamente e tranne quando dormono, sempre pensano di business, come migliorare il business, e non sanno che tutto il business dipende da Hashem, che veramente non possono influire l'andamento del proprio negozio in alcuna maniera, che tutto è predisposto e prestabilito da Hashem, da Rosh Hashanah Yom Kippur, fino a Yom Kippur tutto è stato deciso e uno non può cambiare assolutamente nulla. Perciò perché occuparsi con perdere di tempo, di pensare continuamente
a cose alle quali non abbiamo nessuna influenza, non possiamo cambiare assolutamente nulla. Uno può guadagnare un centesimo di più di quello che Hashem ha definito, ha stabilito. Perciò è meglio studiare Torah e non pensare continuamente al business. Al contrario, se uno studia Torah, Hashem anche le aiuta. Migliora il proprio business, il proprio affare studiando Torah. Torniamo qui, grazie per l'ascolto.